Oggi facciamo un giro ad anello sul massiccio del Lago Rai. Siamo al parcheggio Frutten e imbocchiamo il sentiero 343 che ci porterà direttamente al rifugio Sette Selle. Ecco, il sentiero parte subito in un boschetto che, essendo ovviamente all'ombra, ovviamente abbiamo trovato già un po' di ghiaccio. Ogni curva è una sorpresa, ma noi le aggiriamo tutte. Proviamo ad andare di là. Ok, finché il bosco non finisce, la situazione è abbastanza difficile, perché qui c'è della neve dura, ma la maggior parte sono lastroni di ghiaccio. Adesso mi ha fatto una piccola deviazione perché il sentiero principale senza i ramponi era inagibile, cioè impossibile. Dai, guardate che lastroni di ghiaccio che ci sono. Dai, Bosco, finisci presto, lascia lo spazio al sole che scioglie tutto questo ghiaccio e lascia camminare questi due poveri senza ramponi. Il Lago Rai ti dà subito il benvenuto. Esatto. Scale. Com'è che si scivola? Cazzo. Potevamo portarci direttamente i pattini. Da qua. No, attraversiamo di sotto. Piede su questo sasso. Ok, vado, ma spengo perché potrei morire. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ok, adesso siamo su un pezzettino di neve. Poi il bosco dovrebbe essere finito. Speriamo. Ecco, visto che sarebbe un sentiero abbastanza semplice, ma noi senza ramponi stiamo facendo una fatica immane, ne approfittiamo di questo meraviglioso scorcio, guardate che panorama, che meraviglia ragazzi, per berci un teino. Caldo, c'è freddo comunque. Allora, siamo arrivati a 1850 metri, dobbiamo arrivare ai 2000, che è l'altezza in cui si trova il rifugio Sette Selle, quindi siamo quasi arrivati. Camminando qui capisco perché viene chiamata Valle Incantata. Cioè, guardate dove siamo finiti, che roba. Poi si intravede proprio la roccia scura che è la caratteristica del massiccio del Lago Rai. Dopo la vedremo meglio, è un posto pazzesco. Che bella. Incredibile! Non ho mai visto una roccia così scura. Pazzesco! È impressionante! Wow! Tada! Rifugio Sette Selle, spettacolo.
spot pranzo. Ma allora, di solito io preparo un risotto. Come essere? Che spettacolo! Un posto stupendo, veramente, sono senza parole. Abbiamo lasciato appena adesso il rifugio Sette Selle per rifare un pezzettino del 343 e adesso abbiamo preso il sentiero 343B che ci consentirà appunto di completare il nostro giro ad anello. Lasciando alle spalle il parcheggio Frotten e abbiamo completato il nostro giro ad anello per un totale di 10 km e un 600 metri di dislivello. È stato un giro veramente magnifico. Definire questa valle la valle incantata penso che renda perfettamente l'idea, perché in certi momenti mi sembrava veramente di essere in una fiaba. Quindi se non siete mai stati sul Lago Rai, ragazzi, veniteci perché merita tantissimo. A proposito del parcheggio che ci stiamo lasciando alle spalle, costa 6 euro al giorno, però se avete voglia di farvi un paio di chilometri in più all'andata e un paio di chilometri in più al ritorno, ci sono dei parcheggi liberi, quindi noi abbiamo optato per mettere la macchina lì. Bene, che dire, anche questa domenica è andata, ci siamo ricaricati per cominciare al meglio la settimana lavorativa e ci si vede alla prossima. Ciao ragazzi!